Luigi Chessa, dal responsabile delle relazioni istituzionali Davide Colaccino e dalla responsabile della comunicazione Lorella Campi. Ciao. Bassanini e Gorno Tempini oramai sono degli abituali frequentatori della nostra commissione. Sì, lo faccio. Questa audizione per noi è particolarmente rilevante perché ai fini della diciamo, risoluzione, si spera finalmente definitiva, del caso Ilva attraverso l'adozione dell'amministrazione straordinaria, ex legge Marzano, eccetera, eccetera, ci sono alcuni passaggi come l'accordo tra Fintecna e l'Ilva che sono particolarmente interessanti e sui quali noi chiediamo di avere un po' anche di storia, di com'era questo contenzioso, a che cosa si riferisce. Si riferisce alla storia dell'Ilva da Adamo ed Eva, c'è una oppure solo nella parte, diciamo, dell'Ilva privatizzata, se diciamo così, se questa transazione copre 40 anni, se ne copre soltanto invece la parte pubblica dell'epoca gestione IRI, se e per esempio se Fintecna a suo tempo aveva anche messo da parte qualcosa, no? Perché questi problemi ci sono da tanto tempo e cosa valeva questo qualcosa ai fini, al momento della privatizzazione e così via. Questo è un primo capitolo. Secondo grande capitolo che riguarda direttamente la CDP, mi rendo conto che in questo momento riguarda un altro decreto, che è l'Investment Compact, ma però insomma si incastra con questo, è la costituzione della società per i salvataggi delle imprese di rilevanza nazionale a capitale, diciamo, sia pubblico che privato, nella sua diciamo, architettura, ecco, come questa novità possa aiutare a costituire la NewCo, la nuova società che dovrebbe prendere in affitto un compendio di attivi e passivi dall'Ilva in liquidazione ai fini, diciamo, del risanamento ambientale e del rilancio industriale dell'Ilva. Do la Sì, parola a te, Presidente. A te. come Perfetto. altre volte, per fare semplicemente una brevissima alle tue domande, l'amministratore delegato Gorno Tempini. La mia introduzione di inquadramento potrei evitarla perché in questa commissione l'abbiamo già fatta, però confesso che vedo molte facce di senatori che non c'erano allora. Anche perché queste sono due commissioni, Ecco, anche per c'è quello. l'ambiente. E quindi credo che sia utile in 3 minuti, perché poi le risposte alle domande di Massimo Mucchetti, le darà l'amministratore delegato, darvi un quadro di riferimento. Cassa Depositi e Prestiti, come sapete, è una società a maggioranza dello Stato, l'81% dello Stato, e poi il resto sono azionisti privati, che sono le fondazioni bancarie, cioè azionisti non profit. Ma Cassa Depositi e Prestiti soprattutto non gestisce risorse pubbliche, le sue risorse sono per grandissima parte risparmio delle famiglie, risparmio di 24 milioni di italiani che hanno affidato la gestione dei loro risparmi, poco meno di 250 miliardi di risparmio delle famiglie. E soprattutto le regole che disciplinano la nostra attività e che non sono solo regole legislative nazionali, ci impongono delle precise limitazioni nelle operazioni che noi possiamo fare di investimento e di finanziamento. Noi siamo tenuti non solo per obbligo di legge, le leggi si possono cambiare come è noto, ed è il Parlamento che le cambia. A investire soltanto in società in condizioni di stabile equilibrio economico, patrimoniale e finanziario e con adeguate prospettive di redditività. Lo stesso obbligo è ripetuto dallo Statuto, ma soprattutto questo comportamento da market unit ci è imposto da vincoli europei,
perché in mancanza noi potremmo, l'intero gruppo CDP potrebbe essere riclassificato da Eurostat all'interno del perimetro della pubblica amministrazione, e questo significherebbe di per sé qualcosa come 60 miliardi all'incirca di aumento del nostro debito pubblico. No? Il secondo vincolo è che, utilizzando prevalentemente risparmio postale raccolto con la garanzia, sia pure solo sussidiaria, dello Stato, se non ci comportassimo da market unit potremmo avere problemi di infrazione del divieto di aiuti di Stato. Il terzo vincolo che tra l'altro vigila accuratamente sui nostri profili di rischio, cioè sui rischi che ci siamo assunti. L'ultimo problema, per quanto i risparmiatori postali siano, come dire, assistiti da questa garanzia sussidiaria dello Stato, tuttavia sono talmente molto sensibili a possibili campagne su investimenti a rischio che Cassa Depositi e Prestiti dovesse fare, e a questo punto rischieremmo di avere, come dire, una forte riduzione il ritiro di una parte del risparmio postale, che, essendo risparmio a vista, è in qualunque momento ritirabile da parte dei risparmiatori. Ecco, questo insieme di vincoli che vi ho sommariamente riassunto fanno sì che noi non possiamo fare tutto quello che il nostro azionista di maggioranza, che poi è lo Stato, quindi il governo, potrebbe pensare utile che facessimo, perché appunto alcune di queste regole non possono essere facilmente cambiate. Direi che quella più facile da cambiare, volendo, è la legge, naturalmente facendosi carico poi di tutte le conseguenze necessarie, però gli altri limiti che vi ho ricordato non dipendono dalla volontà del governo e del Parlamento. Significa questo che non possiamo far niente per il problema di Ilva? Evidentemente no, sia perché da un lato c'è in essere, adesso ve ne parlerà Gorno Tempini, un antico contenzioso, diciamo, tra Fintecna, che ha ereditato le vecchie pendenze dell'IRI, e la società Ilva, e questo apre un profilo che appunto è stato trattato dal decreto legge che avete in questo momento alla conversione, sia perché, come invece il decreto sul settore bancario e gli investimenti ha ipotizzato, si potrebbe pensare ad un strumento di turnaround che veda insieme investitori privati e soggetti a controllo pubblico, a maggioranza pubblici, che nel caso potrebbero intervenire a certe condizioni con una garanzia dello Stato, e quindi, diciamo, in maniera da non confliggere con i limiti che abbiamo. Naturalmente la garanzia dello Stato dovrebbero pagare allo Stato un prestito, con l'accettazione di un rendimento ridotto sull'investimento che in questo modo farebbero nella società. Ma questa è questione fuori dal perimetro delle cose di cui dice Mucchetti, fa parte di un diverso decreto legge che è stato appena presentato al Parlamento, non so se a questo ramo del Parlamento o alla Camera dei Deputati, per esaminarlo in prima lettura. E se mi è consentito, Presidente, lascerei adesso la parola all'amministratore delegato. Perfetto, grazie Presidente Bassanini. Gorno Tempini. Grazie, buongiorno a tutti. Come premessa al mio intervento, visto che è stato richiamato una nostra precedente audizione, vorrei partire dalla considerazione che ebbi modo di fare in questa stanza quando dichiarai che il settore siderurgico era per noi strategico ed era difatti una delle
componenti dell'economia, una delle parti dell'economia italiana che come fondo strategico noi avevamo analizzato a fondo, guardando a possibili investimenti in aziende nel settore. Quando la situazione di Ilva emerse, io ebbi modo di dichiarare proprio in questa stanza che proprio per l'esistenza dei vincoli che il Presidente Bassanini oggi ha ricordato, noi avevamo studiato il possibile intervento in imprenditori italiani che avessero le caratteristiche di investibilità del fondo strategico, con l'idea che questi imprenditori poi potessero a loro volta intervenire in Ilva. Lo voglio dire come premessa proprio perché, riallacciandomi ai commenti del Presidente, la tematica di Ilva è stata una tematica che noi abbiamo seguito con particolare attenzione, nonostante i vincoli a cui noi siamo sottoposti, in un'ottica il più proattiva possibile per cercare di trovare un modo coerente con i requisiti di legge e di statuto nostri per poter dare il nostro contributo. Per arrivare alle tematiche di oggi, al di là della questione sulla società di turnaround di cui il Presidente ha detto, ci viene chiesto di commentare su una delle nostre possibilità di intervento, che è quella che ha a che fare con Fintecna, vicenda questa che ci riporta indietro nella storia economica del Paese agli inizi degli anni 90, quindi la mia è una ricostruzione sommaria necessariamente per evitare di stare qua a raccontarvi un processo assai lungo e complesso e su quale poi eventualmente potremmo dare un'informazione più precisa. Ad ogni modo, l'inizio della vicenda risale all'ottobre del 93, a seguito della scissione parziale dell'Ilva SPA, che posta in liquidazione generò due nuove realtà aziendali, una delle quali la Ilva Laminati Piani, anch'essa interamente controllata dall'IRI, quindi ottobre del 93. Quest'ultima società, quindi la Ilva Laminati Piani, veniva gestita da un management pubblico fino al marzo del 95, quando l'IRI e allora RILP Gruppo Riva, dopo due anni, stipulavano un contratto avente ad oggetto l'acquisto del 100% di questa società. In forza di quel contratto, l'IRI si obbligava a tenere la società acquirente indenne e eventualmente manlevata da ogni danno conseguente ad eventuali criticità ambientali caratterizzanti i siti industriali ceduti, nei limiti di un importo previsto dal contratto di 180 miliardi di lire. Quindi l'inizio della vicenda Fintecna è questo. Dopodiché, nel corso degli anni, vi furono una serie di altri passaggi non necessariamente contrattuali, ma che avevano a che fare con il rapporto fra le parti, cioè fra l'IRI venditrice e Riva acquirente, che andava a meglio contestualizzare il senso di questo articolo, fin tanto che poi l'IRI fu messa in liquidazione e Fintecna si trovò a subentrare in questa vicenda con, da un lato, l'obbligo contrattuale che vi ho appena descritto e, dall'altro, con le riserve che opportunamente furono costruite. Un po' valutato dal fatto che una gestione finanziaria ha permesso a questo numero di crescere nel tempo.
Quindi Fintecna è l'erede di questa storia, per la quale ha a bilancio una riserva a fronte di potenziali contenziosi che è dell'ordine di circa 150 milioni di euro, quindi stiamo parlando dei 180 miliardi, come dicevo, riconvertiti e rivalutati nel corso del tempo. Come dice? Sì. Ora, Fintecna, d'intesa con la capogruppo Cassa Depositi e Prestiti, ricordo che Fintecna è 100% Cassa Depositi e Prestiti, quindi Fintecna è a sua volta assoggettata alle regole a cui ha fatto riferimento il Presidente dal punto di vista delle regole, delle tipologie di ingaggio, cioè le aziende che hanno determinate caratteristiche di redditività e di solidità. Dicevo, Fintecna si è resa disponibile a trovare una soluzione definitiva a questo vecchio contenzioso, quindi liberando la componente di riserve per un ordine di grandezza come quello che vi ho citato, a fronte ovviamente di una liberatoria della responsabilità a fronte della quale questa vicenda era nata. Questo è l'origine, Presidente Mucchetti, dell'intervento di Fintecna. Vi sono stati intensi colloqui con il commissario prima e oggi posso dirvi anche con i tre nuovi commissari per fare in modo che si arrivi alla più rapida conclusione possibile questa situazione affinché Fintecna possa effettivamente sborsare questa somma a fronte ovviamente di una liberatoria delle proprie responsabilità. Colleghi, intanto che si pensa un'ulteriore precisazione per una miglior comprensione. Nel bilancio Fintecna o di Ilva Laminati Piani in origine c'era solo IRI. C'era solo questo fondo di 180 miliardi di lire o c'era anche dell'altro? Non in assoluto nel bilancio, ai fini diciamo di queste partite, diciamo ai fini del rapporto contrattuale con i Riva. Allora, che cosa ci fosse nel bilancio di IRI all'epoca ovviamente non è la mia memoria e la mia conoscenza. No, francamente, per rispondere compiutamente alla domanda, non so neanche se in IRI ci fossero questi fondi. Io credo che fossero costituiti dallo Stato nel momento in cui Fintecna prese l'eredità degli eventuali contenziosi. Per quello che riguarda Ilva, questa è l'unica partita che c'è oggi in essa. Se posso dire, tieni conto che nel momento della vendita l'IRI si era impegnata con i Riva a coprire eventuali richieste di risarcimento di danno ambientale nei limiti massimi di 180 miliardi, quindi di 93 milioni di euro tradotti in euro. Questo era l'impegno che aveva IRI, quindi diciamo che del tutto il resto rispondevano i Riva perché faceva parte del contratto con cui loro acquisivano il 100% del e suo quel mercato. Fondo diciamo copre la transazione ambientale che si andrebbe a fare, copre i rischi fino all'atto del passaggio di proprietà e esistono rischi anche successivi di qualsiasi natura oppure no in capo a Fintecna?
La risposta è no. Quindi è da un lato evidente che, come dicevo, vi è un interesse a far sì che questa cifra possa essere trasferita alla gestione commissariale affinché possa dare un contributo alla risoluzione o quantomeno alla gestione della situazione di Ilva così com'è oggi. Dall'altro lato non dobbiamo dimenticarci che stiamo parlando di SPA, cioè Fintecna nel caso, con Cassa Depositi e Prestiti sopra, quindi sottoposta non solo alla vigilanza della Banca d'Italia, come diceva il Presidente, ma anche della Corte dei Conti, no? Tale per cui è evidente che noi dobbiamo far sì che ogni euro che viene distribuito, in particolare su una situazione così delicata e complessa, trovi una sua giustificazione e una sua linearità in termini di percorso autorizzativo. E da questo punto di vista si spiega la ragione per la quale gli organi di Fintecna comprensibilmente hanno da un lato interesse a liquidare questa componente di denaro, ma dall'altro lato ad assicurarsi che non possano essere chiamati due volte per pagare, per rispondere dello stesso danno. Senatrice Nugnes, poi senatrice Puppato e Tomaselli dalla Zuanna. Sì, grazie. Allora, per fare un poco un quadro più stretto, questi 160 milioni di euro ci è stato detto in altre audizioni che sono comunque oramai, cioè siamo alla fine del contenzioso e sono oramai diciamo in una fase di passaggio già, quindi in una fase finale. Lei invece adesso ci sta parlando come se ancora ci fosse un contenzioso in atto, cioè, almeno questo è quello che mi è stato possibile comprendere. Poi da quello che già avevo letto altrove, quello che ancora mi dice, questo cosiddetto tesoretto fa parte dei 150 miliardi di lire che erano stati messi da conto per eventuali problemi di tipo ambientale. Quindi adesso i 160 milioni di euro dovrebbero essere con vincolo ambientale, cioè con destinazione vincolata. Se mi può correggere, mi corregga. Poi mi ha fatto piacere sapere da lei, dal Presidente soprattutto, quanti vincoli costringono, insomma tengono la Cassa Depositi e Prestiti nei limiti etici che noi le conosciamo e quindi quanto sia difficile venirne meno. Quindi questo suggerimento, che non so se venga proprio dalla banca, società di turnaround, è qualcosa che si prospetta come una possibile soluzione? Ce ne può parlare compiutamente? Posso avere un'idea più chiara di questo tipo di società che si verrebbe a creare? Grazie. Puppato. Grazie Presidente, grazie anche ai responsabili della Cassa Depositi e Prestiti. Volevo porre due quesiti. Il primo è questo. Vorrei capire, non avendo le carte giudiziarie in mano, la vostra realtà, quindi Cassa Depositi e Prestiti, che possiede il 100% di Fintecna, è stata chiamata nel corso delle varie vicende giudiziarie che hanno riguardato i danni ambientali a concorrere esplicitamente alla richiesta danni eventuale da parte di chi che sia? E in secondo luogo faccio riferimento a quanto dichiarato dal Presidente Dottor Bassanini, il quale, se non ho mal compreso, ha delucidando anche i presenti rispetto alla funzione di Cassa Depositi e Prestiti per coloro che non la conoscessero, ha esplicitato anche come il suo ruolo possa essere, con molta attenzione, avendo cura di non uscire da quello che è il sistema, le regole che si è data e che naturalmente riguarda lo statuto e la modalità con cui può operare, è comunque una specie di società fideiussoria del rischio.
accesso alle attività private, no? Che però non possa andare oltre. Lei ha accennato al fatto prima che Cassa Depositi e Prestiti, se non l'ho mai compreso, nell'ambito delle sue attività accorte, attente, oculate, perché deve garantire i capitali, parliamoci chiaramente, no? È comunque può essere anche considerata una sorta di società cappello, fideiussoria, cioè a garanzia laddove abbia un interesse specifico, come il caso mi è parso di cogliere di Ilva, dove il rischio, come dire, è quello di Impresa. Non so se ho mai compreso, se questa non fosse in realtà la sua intenzione, perché vedo che scuote la testa, però le volevo chiedere, visto e considerato che entrambi, sia lei che il direttore, avete espresso un concetto molto chiaro, cioè che state valutando da quando è nata l'esperienza pubblica di gestione dell'Ilva in modo molto accorto, molto attento, ciò che avviene all'interno dello stabilimento. E vorrei capire quali elementi da una parte di rischio, dall'altra di garanzia ne avete tratto, cioè se c'è un'opinione sul tema Ilva che potete esplicitarmi, che potete esplicitare a queste commissioni rispetto alla gestione del colosso Ilva. Nel senso che alcune questioni, insomma, come la caduta dell'attività lavorativa, la forte riduzione del lavorato, ecco, e quindi naturalmente del bilancio dell'Ilva, pone delle preoccupazioni. Vorrei capire, ecco, da parte vostra, quali sono, se potete dircelo naturalmente, quali sono gli elementi che potrebbero esserci utili per una valutazione politica. Grazie. Tomaselli. Sì, grazie Presidente. Io sono interessato a comprendere meglio un aspetto che riguarda il futuro di Ilva. Questa vicenda di Fintecna è chiara, sia nella sua ricostruzione che nella sua articolazione. Interverremo nel decreto per semplificare una procedura che nel testo originario subordina la liquidazione di queste risorse e l'assegnazione all'amministrazione straordinaria ad una serie di passaggi che rischiano di protrarre nel tempo oltremodo queste risorse assolutamente indispensabili per il prosieguo dell'attività anche in capo all'amministrazione straordinaria. Però il tema cruciale a me pare quello del futuro del gruppo e quindi la costituzione della cosiddetta NewCo, di cui nel decreto di cui ci stiamo occupando non vi è traccia ovviamente. Ecco, di fronte al netto ovviamente della precisazione già fatta nella precedente audizione, che qui il Presidente Bassanini ovviamente ha voluto rimarcare quali sono i limiti e i confini entro i quali è possibile per Cassa Depositi e Prestiti intervenire anche in società e in attività anche di natura industriale. Il tema molto semplicemente è questo: siamo ad uno snodo cruciale di questa vicenda così complicata, l'amministrazione straordinaria mette in sicurezza una serie di attività e ne libera altre, il tema è che l'amministrazione straordinaria si lega necessariamente alla costituzione di un nuovo soggetto privo dei vincoli di natura debitoria particolarmente complessi e anche di responsabilità civile o di diversa natura rispetto alla pregressa attività dello stabilimento Ilva, in particolare di Taranto. Mi riferisco alle questioni di un nostro genitoriale libero da tutti questi fardelli, capitalizzato, da mettere sul mercato, che assume dice il decreto attuale, infitto o acquista dall'amministrazione straordinaria l'impresa, lo stabilimento principale che è quello di Taranto, si vedrà, noi ovviamente siamo interessati all'unitarietà del gruppo. Questo soggetto si immagina possa essere figlio di un altro provvedimento di legge, il cosiddetto fondo di turnaround e così via. Ecco, io, fatta questa premessa, devo dire qui molto francamente che l'idea, credo largamente condivisa, ed è anche una grande preoccupazione
che rinviando a quel veicolo questa nascita di un nuovo soggetto così caratterizzato ha con sé tempi che la vicenda di Taranto probabilmente non si può consentire. Il decreto, l'altro decreto, Investment Compact, il cosiddetto fondo di turnaround, una società meglio prima che si costituisce per gestire poi un fondo di turnaround aperto anche alla partecipazione di soggetti istituzionali, anche privati, non solo pubblici, che passa attraverso una garanzia dello Stato, regolamentata da un DPCM che dovrà essere trasmesso alla Commissione europea per il parere riferito all'eventualità di aiuti di Stato, porta con sé indubbiamente, nella migliore delle ipotesi, un tragitto che dura diversi mesi. Allora, l'opinione, ripeto, parlo per me, ma mi sembra che è un'opinione largamente condivisa anche tra i gruppi parlamentari, è che la vicenda di Taranto in sé, per come si sta aggravando, e siamo ad uno snodo assolutamente decisivo, non può aspettare tempi così lunghi, anche rispetto, oltre che a tutte le altre questioni, anche rispetto alla nascita del nuovo soggetto imprenditoriale. Allora, mi si perdonerà questa premessa, diciamo, ma era indispensabile. Qual è l'opinione di Cassa Depositi e Prestiti rispetto alla possibilità di costituire a normativa vigente, e quindi senza ulteriori innovazioni legislative o normative, o nel caso me ne fosse bisogno, introducendo evidentemente anche norme, come dire, specifiche a tal proposito, costituire prima possibile un nuovo soggetto, una nuova società che potrebbe, non potrebbe che partire con un capitale interamente pubblico, ma ad aprirsi ovviamente alla partecipazione dei privati, che assuma su di sé in bonis, diciamo così, la gestione del gruppo ILVA. Si può fare già subito, probabilmente a normativa vigente, su iniziativa del MEF o della stessa Cassa Depositi e Prestiti, quale soggetto strumentale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, oppure con eventuali norme che potremmo anche inserire già in questo provvedimento. Questa opinione per noi è assolutamente decisiva e quindi la vostra anche, come dire, risposta per noi è determinante perché noi riteniamo, anche nel lavoro che stiamo facendo in queste settimane attorno a questa vicenda così complessa, che questo sia, ripeto, uno degli aspetti fondamentali per dare, futuro, dopo tutto il lavoro che abbiamo fatto. Io vado dicendo in questi giorni una battuta, ma mi permetto di farla qui, diciamo, a microfoni aperti. Siamo all'ultima curva sulla vicenda dell'ILVA, in cui il rischio di uscire fuori strada è assolutamente di fronte a noi. Credo che dobbiamo fare tutti in modo che venga sventato questo rischio e che, girata la curva, si veda in qualche modo il futuro e il traguardo. Però questo mi pare un elemento assolutamente determinante. Grazie, Presidente. Dalla Zuan. Sì, grazie Presidente. Io vorrei aggiungere solo due cose rispetto a ciò che hanno detto i miei colleghi. Con riferimento alle domande del senatore Tomaselli, volevo chiedere se in questo tipo di futuro che si può delineare di coinvolgimento di Cassa Depositi e Prestiti, in realtà il coinvolgimento non può, se non potrebbe, riguardare proprio quello che è il fondo strategico, no? Che già ha dato luogo a interessanti tentativi anche di intervento sulla struttura industriale italiana, proprio con l'obiettivo di rilancio e con l'obiettivo di consolidamento anche di esperienze. Da questo punto di vista, voi siete vincolati a mettere in atto azioni industriali, eccetera, che abbiano, in cui voi dovete avere la maggioranza, oppure potete anche essere in altri tipi di operazioni? Naturalmente quello che abbiamo in mente è ciò che è già accaduto, per esempio, cioè quello che è successo con Alitalia, quello che è successo negli Stati Uniti con Chrysler, cose di questo genere, cioè operazioni che entrano in grandi cose industriali in cui lo Stato fa una specie di kick-off e dopodiché l'obiettivo però è arrivare anche a una privatizzazione, arrivare a imprese che stanno da sole sul mercato in qualche modo. L'altra domanda, che invece è più legata al decreto, sul discorso di Fintecna, riprende quello che diceva la senatrice Nugnes, cioè mi pare di aver capito che questi fondi siano vincolati a problemi di
come si dice, di risarcimenti legati a cose legate all'ambiente. Ecco, se potete chiarire meglio in che modo ci sono questi vincoli, oppure se sono vincoli, diciamo, solo di tipo generale, per cui per esempio questi soldi possono essere impiegati anche, che so io, per partecipare alla copertura dei parchi minerari o cose di questo tipo, o cose di questo genere. Grazie. Senatore Arrigoni e poi la senatrice Pelino. Sì, grazie. È una domanda che si sovrappone un po' a quelle fatte dai miei colleghi. Al di là del coinvolgimento di Cassa Depositi e Prestiti attraverso la controllata Fintecna per quanto riguardano i 150-160 milioni di contenzioso, vi sentite di escludere un coinvolgimento di Cassa Depositi e Prestiti nell'operazione di costituzione del fondo turnaround in ordine alla futura nascita della NewCo, ovvero prevedete in qualche modo una partecipazione? Grazie. Pelino. Sì, scusa. Velocemente, perché qualche domanda è stata già rivolta da altri miei colleghi. Io vorrei soltanto concentrare un attimo l'attenzione vostra in questo caso su quello che è per l'opinione pubblica. Oggi parlare di Ilva, e non entriamo proprio nel merito, si parla di grande disastro ambientale e soprattutto anche la preoccupazione per le migliaia di lavoratori che sono coinvolti. Quindi qualche domanda mi ha preceduto il senatore Tomaselli. In che modo, adesso alla luce anche di quello che si sta prospettando con questo nuovo assetto, con questa amministrazione straordinaria, con questa NewCo, in che modo Cassa Depositi e Prestiti può essere di aiuto a queste che sono secondo me le due problematiche vere dell'Ilva: occupazione, continuità, quindi produzione, e ambiente, tutela e naturalmente bonifica, ma voglio dire, per poi anche reindustrializzare e rimettere in sesto un piano produttivo. Grazie. Darei la parola per le risposte. Allora, alcune delle domande hanno a che fare con la situazione tecnica di Fintecna. Io ho parlato di circa 150 milioni di euro, questa è la cifra, no, tanto per avere chiaro fra miliardi. Fintecna non ha un contenzioso aperto oggi dal punto di vista ambientale. Quindi non c'è la Fintecna e ovviamente quindi non ce l'abbiamo noi. Il contenzioso, la tecnicalità è che noi copriamo possibili contenziosi in capo a Ilva, che può rivalersi su di noi nell'ambito di quel vecchio contratto che ho citato. Quindi la situazione oggi è che gli organi di Fintecna hanno proposto al commissario uscente una transazione che oggi è presa in mano dai tre nuovi commissari e che dà il segno di una volontà di arrivare a una positiva risoluzione che tecnicamente dovrà essere deliberata dal Consiglio di amministrazione di Fintecna, che si può riunire in seduta straordinaria domani, va bene, nel momento in cui sussistono i presupposti affinché questo avvenga. I presupposti affinché questo avvenga, mi sembra, questo è quello che dicevo prima, che è giustificato dalla natura di SpA di Fintecna e dalle situazioni di responsabilità che derivano dal decidere una transazione di questo genere, derivano dal fatto che la transazione abbia una natura definitiva. No? Quindi la natura definitiva
deve essere stabilita in modo tale da poter far sì che il Consiglio di amministrazione sia nelle condizioni di farlo. Posso dirle che a mio avviso, nonostante la complessità di quello che le sto, di quello che sto rappresentando, io sono fiducioso sul fatto che questa cosa avvenga. No? Ci vuole, credo, un ultimo passaggio, tenuto conto del fatto che i tre commissari sono entrati in azione da pochissimo, ma noi siamo pronti a portare a termine questa operazione. Un'altra domanda ha a che fare, una volta che i soldi arrivano, che cosa possono servire? Servono per la gestione ordinaria, lo stabilisce il decreto. Devo dirle, rispondo avendo a mente il decreto, a noi non riguarda, questo, a noi quello che interessa è poter arrivare a una determinazione, però per come il decreto è stato costruito, da che mi risulti, i fondi possono essere usati per la gestione ordinaria. Una precisazione, mi scuso se può sembrare un eccesso di formalità, ma è importante. Quando lei, senatrice, parlava delle regole che noi ci siamo dati, noi non ci siamo dati delle regole, no? Cioè, le regole derivano da delle leggi che all'epoca furono stabilite quando la cassa si trasformò in SPA e sono delle leggi coerenti con un impianto normativo europeo che vede le grandi casse, noi come la KfW tedesca, la Caisse des Dépôts francese, operare in un contesto di coerenza da un punto di vista dell'intero continente. Mi scuso se è una precisazione, però è importante perché a volte sembra che sia, no, il management, che siano i vertici di Cassa Depositi e Prestiti che decidono che cosa fare o che cosa non fare, ma così ovviamente non è. Per quello che riguarda il ruolo del fondo strategico, il fondo strategico è ovviamente una nostra partecipata, quindi ha le stesse regole di ingaggio di Cassa Depositi e Prestiti dal punto di vista della necessità di operare su delle realtà che abbiano determinate caratteristiche. Ho ricordato prima che di fatti noi come fondo strategico avevamo studiato delle ipotesi di intervento attraverso degli investitori, degli imprenditori italiani, le condizioni affinché questo si verificasse non si sono alla fine presentate, quindi il ruolo del fondo strategico oggi come oggi è precluso da quanto abbiamo appena finito di dire. Il fondo strategico peraltro opera nella stragrande maggioranza dei casi attraverso delle minoranze e lo fa proprio perché per sua natura, essendo finanziario, ricerca un partner industriale che a volte è la proprietà, a volte può essere un altro investitore, ma non pensiamo né riteniamo di essere, mi faccia dire, dei tuttologi, no? Quindi da questo punto di vista minoranza è giusto, supporto alla crescita attraverso minoranza. Ci possono essere delle situazioni straordinarie, e ce n'è un caso che è quello di Ansaldo Energia, dove siamo entrati in maggioranza, tenuto conto del fatto che esisteva un management di grande valore e questo è stato l'unico caso finora che ha giustificato, che si era presentato per quello che riguarda il fondo su maggioranza. Per quello che riguarda il ruolo del gruppo Cassa in turnaround, ha parlato il Presidente all'inizio, io sono convinto che un fondo di turnaround sia utile, sia importante. Detto questo, vale quanto ho detto prima sulle nostre regole, quindi se c'è un assetto di garanzie che ci permette di intervenire, noi valuteremo questa opportunità. Se non c'è, noi non potremo farlo. Infine,
in che modo la cassa aiuta per quello che riguarda l'occupazione e l'ambiente, noi siamo ovviamente come cassa nell'intera articolazione estremamente sensibili alla situazione dell'economia del Paese, senatrice. Valga la pena dire che noi abbiamo approvato un piano triennale che vede il 2015 come ultimo anno, che prevede la messa a terra di 90 miliardi di risorse a favore dell'economia italiana, in varie forme. E noi l'abbiamo fatto in un momento in cui, come voi sapete, il credito ha subito una contrazione, quindi la cassa ha svolto un importante ruolo anticiclico, provato da numeri. Di questi 90 miliardi le posso dire che ben più di 50 sono state dedicate alle imprese, no? Quindi sotto forma di credito e sotto forma di capitale di rischio. Lo dico perché è ovvio che la situazione specifica è una situazione di estrema delicatezza, ma non va perso di vista il ruolo che più in generale Cassa ha svolto in questi anni, noi riteniamo di grande importanza, perché stiamo parlando di una cifra che equivale a poco meno del 6% del prodotto italiano, credo che è un esercizio che non abbiamo fatto, ma farlo al contrario, che cosa sarebbe stato se noi non avessimo svolto questo ruolo, penso che la risposta possa essere abbastanza ovvia. Quindi noi cerchiamo di dare il contributo, nel caso specifico, secondo tutte le modalità che ci sono consentite, nella consapevolezza che stiamo parlando di una realtà importante, in particolare con i due temi che lei ha citato. Infine, è stato domandato un'opinione sull'Ilva in generale. Io credo che non vi sia constatazione migliore del fatto che, e credo che questo sia stato detto in quest'Aula, il più importante imprenditore siderurgico del mondo ha manifestato un interesse. Quindi questo, secondo me, è la dimostrazione più ovvia che Ilva è in una situazione di interesse, ancorché sia una situazione difficile. E sulle difficoltà credo che avete sentito direttamente dai diretti interessati quali sono le complessità. Quindi, se lei vuole la mia opinione da non siderurgico, la mia risposta è che Ilva può essere un asset importante del Paese, si può vedere un futuro dell'Ilva, e il lavoro per raggiungere questo obiettivo è un lavoro duro e complicato. Se posso, Presidente. Ancora il dottor Gorno. Il dottor Gorno prima, nel suo primo intervento e anche nel secondo, ha spiegato che la transazione ambientale propedeutica al versamento dei 150 milioni deve essere fatta in modo tale che non ci sia il rischio di pagare due volte. Ecco, vuole spiegarmi meglio cos'è questa cosa? Perché alcuni ci hanno rappresentato una situazione che riassumo così. Il Ministero dell'Ambiente ha presentato una richiesta di risarcimento per danni ambientali di una decina di miliardi, una cosa enorme, all'Ilva, senza chiarire da parte del Ministero se, però correggetemi perché io non ho visto l'atto, quindi chiedo a voi, che certamente invece l'avete dovuto studiare, un chiarimento da questo punto di vista, e cioè se questa richiesta di danni è una richiesta che copre il periodo a gestione privata o che copre l'intera storia dell'Ilva, o se no, o non fa distinzioni, insomma, fra queste cose qui, nel qual caso si manifesterebbe il rischio, di un esborso maggiore
per Fintecna, oppure no? Questa richiesta, almeno allo Stato, riguarda danni ambientali dal 96 in poi, cioè dopo il subentro di Riva. Ma in ogni caso il problema, almeno io lo vedo giuridicamente in termini diversi, nel 95, degli azionisti privati hanno rilevato dall'IRI il 100% dell'azienda e da quel momento ne hanno fatto quel che volevano. Nella transazione, nel contratto con l'IRI, hanno chiesto e ottenuto una copertura per eventuali danni ambientali pregressi che gli è stata concessa con un tetto, che era appunto il famoso tetto dei 180 miliardi, quindi dei 93 milioni di lire, quindi dei 93 milioni di euro. Tutto il resto è responsabilità dei Riva, che si sono appresi la società con oneri e onori. Quindi questo è il limite con cui l'IRI ha passato a Fintecna questo possibile contenzioso. Adesso il problema è di evitare che se si fa una transazione tra Fintecna e l'amministrazione straordinaria dell'Ilva, questa transazione non chiuda la partita rispetto ad eventuali richieste che potrebbero essere fatte, che ovviamente dovrebbero essere fatte in questi limiti, cioè che non sia possibile chiedere due volte quello che è stato trasferito da IRI a Fintecna e quindi che si escludano azioni revocatorie, si escludono ulteriori azioni per risarcimento del danno ambientale fondate su questa copertura che era stata data dei danni ambientali precedenti. Ecco, questo è il punto. Però è perfettamente possibile. Come? È molto semplice, perché se si procedesse con i tempi normali di una transazione, eccetera, si dovrebbe scrivere nella transazione che questo chiude definitivamente la partita tra Ilva e Fintecna. E il Ministero dell'Ambiente, naturalmente. Che è libero di formulare richieste in futuro anche per i danni ambientali verificatisi precedentemente alla cessione all'Ilva, ma le deve rivolgere all'Ilva, perché nel momento in cui questo cambiamento di proprietà, insomma, i Riva si sono assunti vista e piaciuta e hanno chiesto che cosa? Per eventuali richieste di danni ambientali precedenti vogliamo essere coperti da IRI nei limiti di questi 180 miliardi. Questo è il punto che noi siamo disposti a dare, come dire, una rivalutazione di questi 180 miliardi, quindi 93 milioni di euro, fino a 150, ma chiediamo che se non interviene un provvedimento del Ministero dell'Ambiente, che allora il testo legislativo sia scritto in modo da evitare che nuove eventuali richieste siano rivolte a Fintecna e non all'Ilva. Questo. Senatore Di Biagio. Io volevo però aggiungere due punti che erano rimasti forse bisognosi di un chiarimento. Il primo punto è che vorrei ricordare che è stato detto, ma si potrebbe fare quello che è stato fatto negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti veniva ricordato il caso Chrysler, è lo Stato, con risorse di bilancio, che ha ricapitalizzato alcune aziende, un certo numero di aziende, e poi a un certo punto è uscito successivamente dalle medesime.
è stato fatto molto largamente negli Stati Uniti, perché gli Stati Uniti non avevano da fare i conti con il patto di stabilità, avevano problemi a varare un Obama recovery plan valore di oltre 1.000 miliardi di dollari, eccetera, eccetera. Noi dobbiamo fare i conti con, ovviamente, con i limiti del patto di stabilità. La possibilità che viene evocata dall'altro decreto legge è quello che lo Stato intervenga in questa partita con un limitato impatto dal punto di vista dei conti di finanza pubblica, perché invece di mettere dei soldi mette delle garanzie a favore di soggetti che possono essere non solo Cassa Depositi e Prestiti, perché possono essere fondi pensione, assicurazioni vita come Poste Vita, no? O altri soggetti, persino enti previdenziali, che a quel punto, con la garanzia dello Stato e retribuendo questa garanzia dello Stato, possono evitare allo Stato di metterci miliardi direttamente prelevati. Il contributo dello Stato dovrebbe essere la garanzia. Questo ci consentirebbe a noi e a questi altri soggetti di dare un contributo senza metterci in contrasto con le regole e i vincoli che abbiamo. Sulla domanda dei tempi, però, io vorrei sottolineare che tutte queste operazioni devono fare accuratamente i conti con le regole e i limiti europei in tema di aiuti di Stato. E se ho letto bene, nel caso del decreto ILVA c'è già stato un preannuncio di denuncia alla Commissione europea sotto questo profilo, per cui ci sarà un esame del decreto sotto questo profilo. La questione del turnaround è diversa, perché le regole europee in materia di operazione di turnaround in generale sono meno rigorose che nel caso, ahimè, dell'acciaio, perché l'acciaio, essendo considerato settore su cui c'è una sovrapproduzione, una sovracapacità produttiva in Europa, vede una verifica del rispetto della disciplina degli aiuti di Stato molto più penetrante, per così dire. Per cui io personalmente ho dei dubbi che ci sia una convenienza a anticipare qui la disciplina prevista per le operazioni di turnaround dall'altro decreto, mentre casomai credo che sarebbe utile che il Parlamento cercasse di affrontare il tema posto dall'altro decreto con tempi molto rapidi, cioè che sottoponga, diciamo, la conversione dei decreti ha sempre una corsia preferenziale, no? Perché deve avvenire in 60 giorni, ma in condizioni particolari il Parlamento può decidere di avere una corsia preferenziale ancora più veloce e quindi di consentire di essere molto rapidi anche nella conversione di quell'altro decreto. Presidente, se posso chiarire... C'era... Se posso... No, ma sul punto, diciamo, per essere in coerenza, se il collega non è... No, assolutamente. Prego. Tomasettore. Chiarissimo quello che dice il Presidente Bassanini, lo ringrazio per la risposta. Io mi sono espresso male. Io né proponevo né auspicavo estrapolare dal decreto sull'investment compact la norma sul turnaround da mettere qui. La domanda che io facevo a Cassa Depositi e Prestiti, mi sembra di capire che la risposta vada nel senso opposto a quello che io auspicavo, ma lo ribadisco, e se lo strumento, per essere più chiari, con cui si costituisce la NewCo, che quindi dà la prospettiva all'ILVA, è solo quel tipo di strumento, o se è possibile immaginare a normativa vigente, dentro i vincoli ovviamente che ci rivengono in sede europea, è possibile immaginare invece a normativa vigente, ripeto, uno strumento, un veicolo azionario, societario, autonomo
e svincolato dal turnaround? Questa era la domanda, che si lega ai tempi, alla complessità della procedura e così via. Fortunatamente, perché vorremmo invece poter rispondere positivamente. Di Biagio. Sì, grazie. Anch'io, come grazie intanto Presidente, grazie Amministratore Delegato, grazie anche per l'esposizione molto interessante e ovviamente diretta, che ci consente di approfondire sulla questione. E ovviamente avrei anch'io voluto porre un approfondimento alla domanda che ha fatto il collega Tomaselli, ma in un certo senso torno indietro, mi sembra di aver capito riguardo, lei ha chiaro che questo il nostro paese, questo governo ha molto a cuore la vicenda dell'Ilva per tutti gli aspetti che ne derivano. Abbiamo colto la problematicità del rischio contenzioso, in particolar modo con il Ministero dell'Ambiente. Abbiamo oggi la possibilità di costruire un decreto a occhio, di darci su questo aspetto degli approfondimenti, dei suggerimenti, saremo ben lieti d'accogliere. A partire provocatorio, che mi è dato di capire, noi stiamo costruendo oggi un decreto che dovremmo licenziare a breve, con i presupposti che alcune cose di tipo finanziario vadano a buon fine e trovino una quadra in un decreto ancora da venire. Allora io le chiedo, se non troveremo soluzione in questa società di turnaround, dove comunque c'è bisogno di un sostanziale investimento di tipo privato, benché garantito dallo Stato, e visto che io ho sentito parlare di 1,2 miliardi come minimo, quindi voglio dire, non stiamo valutando una cifra di poco conto. Semmai non si dovesse verificare, se non si dovesse trovare la quadra con questo tipo, con tutti i limiti di cui lei giustamente ci ha parlato e ci ha rassicurato, lo ripeto, il decreto che noi andiamo a licenziare adesso, che fine farà? Cioè, voglio dire, verrà a mancare un presupposto funzionale fondamentale. Mi perdoni. Abbiamo già detto quello che possiamo e quello che non possiamo fare. E ci siamo sforzati, nonostante i vincoli e i limiti, di contribuire a trovare una soluzione che allo Stato è solo quella che vede dare noi un contributo anche importante dal punto di vista finanziario, se siamo coperti da una garanzia dello Stato, che a sua volta, come dicevo, è una garanzia onerosa, quindi alla quale, a fronte della prestazione di una garanzia, lo Stato avrà verrà pagato un premio, voglio dire, da parte di Cassa Depositi e Prestiti. Ovviamente questo è quello che noi possiamo fare. Io penso che sia molto meglio dal punto di vista della sostenibilità in tutte le sedi se questo è inserito come una parte nell'ambito di un veicolo che fa in generale operazioni di serie di turnaround. Operazioni di serie di turnaround vuol dire che non fa salvataggi di aziende decotte, no, ma che interviene in aziende in temporanea crisi, che attraverso operazioni di ripatrimonializzazione, di ristrutturazione e così via, possono effettivamente rimettersi a produrre utili, a far ritornare i dipendenti in cassa integrazione, magari in futuro ad aumentare l'occupazione e a dare un contributo alla crescita dell'occupazione del Paese. Noi sappiamo che ce ne sono tante in Italia di queste cose e che quindi uno strumento di questo genere sia utile. Però al di là di questo, purtroppo non possiamo farlo per le ragioni che ho detto e anche perché in realtà noi, come sapete, non gestiamo fondi dello Stato, risorse dello Stato, ma risorse che vengono dai risparmi delle famiglie o da risorse raccolte sui mercati finanziari. La maggior parte sono risparmi delle famiglie e una
piccola altra quota è raccolta sui mercati finanziari. Quindi sono, dal punto di vista della cassa, dei debiti che devono essere rimborsati con gli interessi a chi ci ha prestato queste risorse. Ringrazio il professor Bassanini e il dottor Gorno per la loro partecipazione, ci hanno fornito informazioni utili al nostro lavoro. Speriamo di ritrovarci presto a festeggiare l'avvio del risanamento dell'Ilva. Grazie.